Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi vi presento il secondo team che ho creato appositamente per coloro che non hanno pullato su questo banner ma che comunque vogliono completare lo stage X1 ed X2, ovviamente per ottenere le varie ricompense, e vi ho proposto, diciamo, una build alternativa. Build alternativa che ovviamente si rifà a quello che io in questo caso posso permettermi di utilizzare, ovvero Sephiroth come DPS magico, Matt che è il mio supporto d'eccellenza per quanto riguarda il supporto fisico, e Cloud che grazie alle pullate fatte all'anno nuovo mi si è potenziato di un pochettino. Infatti, se vi faccio vedere adesso il mio party, noterete che la mia Murasame ha preso un nuovo colorito grazie appunto al fatto che sono riuscito ad ottenerne una copia durante le mie pull di fine anno, che non avete visto perché ovviamente, ah no, forse l'avete visto, forse no, non mi ricordo, perché comunque ho pullato i vari ticket che sono stati consegnati con le missioni di fine anno. Sephiroth ovviamente al solito che si concentra nel fare danni, quindi buildato al solito come DPS ghiaccio, che come potete notare è una potenza di fuoco incredibile, con 3200 punti d'attacco, 6800 HP, che sinceramente sono più che sufficienti per quanto riguarda questo evento, sia nella X1 che nella X2 con i giusti accorgimenti, un leggero boost inferiore di attacco magico che però non si sente, anche se in realtà potrei risolvere questa cosa, la potrei risolvere cambiando questa Buster Sword, che però ho voluto tenere per incrementare gli HP, quindi diciamo che in questo caso diciamo che è anche quest'arma che mi dà un po' di difetto, perché in realtà la mia build iniziale era con l'arma di Kuja. Con l'arma di Kuja ovviamente arriviamo a 3222, non c'è una grossissima differenza, quindi direi che comunque preferisco stare più alto di HP e mi accontento di non avere il boost magico al top o comunque al massimo in questo caso. Ovviamente tutte materie che mi servono mi servono per le stats, però ricordatevi che la Wing Edge ha la sinergia X praticamente sul fondo dell'arma, quindi è comunque molto comoda. Subweapon ovviamente con la Crystal Sword, no, le Lance Sword di Cloud, che mi aumenta attacco fisico magico e boost ghiaccio, la Buster Sword che vi ricordo essere già presente all'interno dello shop se non l'avete presa, che ovviamente aumenta boost attacco magico fisico e HP, e poi il collare di Red ottenuto tramite l'evento della Hell House, che mi aumenta HP e difesa fisica, quindi direi, diciamo, una build abbastanza normale con quello che possiedo per quanto riguarda Sephiroth. Matt ha la stessa identica build che vi ho fatto vedere anche nell'altro video, quindi tutta concentrata ovviamente su healing e HP, nient'altro, e le materie stessa identica cosa, solo che gli ho dato ovviamente altri sigilli che non avevo con gli altri personaggi. Ok, pensavo di starnutire, invece non ho starnutito, perdonatemi. E poi invece Cloud alla fine che perde un pochettino di HP per strada, infatti rimane solo con 6000 HP, che non mi piacciono più di tanto in questa build, ma diciamo che gli HP mi vengono condizionati dall'Hard Edge, dato che ho voluto mettere l'Hard Edge per ridurre la difesa fisica di Yuffie e permettermi in un certo senso di avvantaggiarmi nel combattimento. Avrei potuto mettere a Sephiroth la nuova arma per ridurre la difesa fisica e quindi permettermi in un modo o nell'altro di evitare a Cloud questo lavoro, ma siccome questo è un setup dove non utilizzo le armi nuove, perché ovviamente magari c'è chi non ha pullato le armi nuove, ho deciso appunto di evitare di utilizzare le armi nuove in toto, quindi né come sub weapon ma neanche come armi attive, altrimenti il video non avrebbe senso.
E quindi sono ritornato al vecchio setup con Hard Edge per Cloud, che tra poco spero di portare anche questa a Overboost 6 per infliggere subito già 3 stack di difesa down, sarebbe veramente tanta roba. E poi ovviamente come sub weapon Mad Minute per HP e abilità fisica, la Shock Buster di Glenn che mi permette di ottenere attacco magico fisico e boost tuono, e poi ovviamente la Killer Hornet di Matt che mi serve per attacco fisico e boost di abilità fisica. Quindi sono delle armi che comunque mi aiutano. Infatti, come potete vedere, non ho il boost fisico al massimo ancora, mannaggia la pupazza. Dovrei portare un po' più su come overboost la Murasame, ma ovviamente non mi metto lì a guardare il pelo nell'uovo, ho comunque delle ottime stats, quindi sinceramente va bene. Boost Lightning di livello 4 molto comodo, ovviamente Living Blade Arcanum e boost fisico che consentono a Cloud di fare comunque dei discreti danni nonostante tutto, quindi devo ammettere che questo è un team che mi ha dato qualche soddisfazione. La X2 è comunque un po' più complessa rispetto all'X1 perché Yuffie tende ad essere più aggressiva e quindi anche voi dovete essere più aggressivi perché il combattimento dura poco, tecnicamente dura poco, dura un 5 minuti massimo, quindi se non riuscite a battere Yuffie entro questo tempo inizierà praticamente a shottarvi a 1 a 1 perché entra nella modalità Rage, ovviamente buffata fisicamente con il buff che non può essere rimosso, e poi ovviamente l'attacco che non può essere comunque né parato né schivato in nessun modo e che segna ovviamente la fine dell'incontro. Infatti se ovviamente vi viene ucciso uno dei DPS, meglio resettare, perché comunque l'ultima parte è molto 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 stretta, bisogna essere molto precisi, ovviamente fare tot danni costanti per portarla subito ad HP rossi e poi chiudere verso l'ultima fase e impedire di ricominciare tutto da capo. Detto ciò, nella X1 forse vedrete Barret addirittura, perché ho voluto provare il setup con Barret e difesa fisica giusto per variare un pochettino e modificare, mentre invece poi nella X2 ho modificato con questo party, perché questo party è molto più aggressivo e quindi mi consente di arrivare preciso preciso alla conclusione dello stage senza dover necessariamente sacrificare qualcuno, anche se in realtà qualcuno alla fine lo abbiamo sacrificato lo stesso. Detto questo, non penso che ci sia altro, vi lascio alla run commentata, anche perché appunto vi farò vedere tutte le varie fasi del combattimento di Yuffie proprio per prepararvi al meglio, e poi come sempre ci becchiamo alla prossima. Quindi vi auguro ancora un felice e sereno inizio di anno nuovo e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye. Okay.
Eccoci qui con la run commentata, ma solo della X2, perché ovviamente la X1 è molto più semplice, mentre invece la X2 è un po' più complessa e ci tengo a mostrarvi tutti i passaggi. L'inizio è sempre uguale, quindi Yuffie carica l'attacco AOE, quindi qui se volete difendervi, o per meglio dire la cosa che consiglio è debuffare subito per poi subire l'attacco ridotto, potersi curare e iniziare a contrattaccare. Quindi questa fase rimane uguale in tutti i combattimenti. Subiamo il primo attacco, aspettiamo di poterci curare, ci curiamo. Cloud e Sephiroth, l'unica cosa che faranno qui sarà solo fare danni. Tutto il combattimento viene gestito in semi-auto con Matt. Infatti Yuffie l'unica cosa che continuerà a fare e che fondamentalmente darà un po' fastidio è il buffarsi l'attacco. Quindi la cosa che bisogna fare subito è debuffare, portarla almeno a livello 1 o livello 2/3 se ci riuscite, dopodiché vi curate e poi debuffate completamente il vostro avversario, che comunque sia vi farà meno danni, quindi sarà più semplice poter gestire. Cloud e Sephiroth, come vedete, faranno solo danno. Qui abbiamo il nascondiglio, chiamiamolo così, del sigillo, che ovviamente può variare. Una volta scoperto, ovviamente si può tranquillamente buttare giù. Tra l'altro questa formazione è anche più forte dal punto di vista di rompi sigillo, perché la Murasame di Cloud ha la sinergia col sigillo triangolare, la Wing Edge ha il sigillo con la X, e poi quindi abbiamo praticamente due sigilli su tre che possono essere breccati più in fretta. Se si riesce a breccare Yuffie, lei si incavola, quindi non riesce a fare il suo attacco e inizierà ad incavolarsi, quindi farà qualche attacco nei confronti dei nostri avversari, cioè del nostro team in questo caso, e poi ovviamente al solito si buffa. Quindi mi raccomando, curate quando c'è da curare, debuffate al momento opportuno e ovviamente non ci saranno problemi. Una volta breccata e buffata, Yuffie farà l'attacco singolo, ovvero Blood Path, che tra l'altro è anche un attacco che è possibile visualizzare nel remake, ovviamente nella parte di Intergrade. Qui decido di fare le summon, giusto perché avevo paura che qualcuno mi potesse crepare. Dato che non ho debuffato completamente Yuffie e non arrivo fondamentalmente a debuffarla, quindi avevo paura che effettivamente qualcuno crepasse, il rischio c'era. Infatti se notate adesso praticamente Sephiroth rimane con uno sputo di vita, proprio perché avrei dovuto debuffare Yuffie subito, invece me la sono presa comoda. Ho un po' sottovalutato l'incontro perché ero sicuro delle mie capacità. Successivamente Yuffie si prepara alla fase, diciamo, si prepara per la fase finale del combattimento, quindi buff frame di attacco fisico. Io cerco di subire il più possibile in questo caso, perché Sephiroth purtroppo, rimanendo con pochi HP, mi ha costretto a rincorrerlo per curarlo, quindi non sono riuscito a debuffare Yuffie, cosa che faccio prima di poter in un modo o nell'altro far sopravvivere Sephiroth, o comunque sperare di far sopravvivere Sephiroth. E qui ragazzi siamo praticamente in dirittura d'arrivo, cioè questa già è la fine del combattimento. Quindi nel momento in cui Yuffie incomincerà a fare i Greater Blood Path è game over, cioè nel senso questi sono gli attacchi Rage che praticamente faranno un botto di danni, a prescindere dalla vostra difesa, a prescindere dai debuff, a prescindere da tutto. Quindi se non arrivate a questa situazione con HP rossi, o comunque prima, cioè riuscite in un modo o nell'altro a chiudere la quest prima di questi attacchi, è game over. Infatti come potete notare, io qua sono stato anche fortunato perché è stato targettato Matt, che ovviamente non è uno dei miei DPS, e quindi col fatto che giustamente adesso mi va a crepare con i 20k di danni che mi ha fatto Yuffie, mi sta bene, perché comunque inizio a switchare da una parte e dall'altra proprio per tentare di chiudere la situazione,
ed evitare altri problemi. Diciamo che questa fase finale è un po' come quella di Bahamut, dove praticamente Yuffie si buffa, come potete notare, un buff fisico di 5 livelli addirittura, e poi ricarica nuovamente il Greater Bloodbath. Quindi ogni volta che lei ricarica l'attacco, dovete fare attenzione a non farvi colpire, o comunque cercare di eliminarla prima di farvi colpire. Se vi fate colpire una volta non succede nulla, come potete vedere il rank rimane comunque S, quindi non c'è assolutamente problema da questo punto di vista. Però ricordatevi che senza ovviamente il fuoco dalla vostra parte per fare più danni, dovrete stare più attenti, concentrarvi di più e cercare comunque sia di chiudere il tutto il più velocemente possibile. Detto ciò, mi faceva piacere farvi vedere tutte le fasi di Yuffie, proprio per permettervi magari di strutturare o comunque creare una strategia a parte. Detto ciò, spero che il video possa esservi stato utile. Come sempre, noi ci becchiamo con un prossimo appuntamento. Ancora auguri di buon anno e ci becchiamo ovviamente in live su Twitch e con i prossimi contenuti qui su YouTube. Alla prossima!